Dov'è la particolarità di questo cuscino? Allora, questo è un cuscino memory form, nel senso che è un cuscino che non lascia le forme, quindi nel momento in cui si va a fare pressione il cuscino ritorna nella sua posizione originale. In più è presente questo reticolato qui in gel, che è un gel system, che serve appunto per rinfrescare la zona viso, quindi magari per chi ha problemi di sudorazione è molto consigliato. In più, essendo un gel, ha una funzione antibatterica e antiacaro. E in più mi dicevi anche che comunque la fodera... Sì, la fodera è in aloe, quindi comunque ha un effetto calmante per chi ha problemi di insonnia. Questo è un mocio particolare, in che cosa consiste? Questo è un mocio che si strizza semplicemente spingendo il pedale e appoggiando la mano su questa parte mobile del manico, in modo tale da evitare alle signore di affaticarsi quando puliscono per terra. Però intanto possiamo anche fare palestra o no? Sì, un po' di step, non guasta mai, anche se in realtà il pedale è abbastanza morbido, quindi il risparmio proprio sulla fatica è veramente notevole. In fiera anche l'e-scooter, che cos'è? È un piccolo scooter che permette di fare 15 km di autonomia e abbiamo la possibilità di girare. Lo usiamo noi stessi qui in fiera per spostarci, considerata quanto è grande. Quindi un monopattino elettrico che può essere utilizzato da tutti, anche dai bambini? Sì, assolutamente, principalmente per bambini, anche perché è dotato di un freno di sicurezza che blocca il motore in qualsiasi momento ci sia necessità, non soltanto lo scooter ma anche proprio il motore elettrico. La prima volta in fiera? Sì, è la prima volta e diciamo che è una novità dell'anno, anche perché abbiamo un prezzo davvero appetibile per tutta la clientela, diciamo. Poi come funziona? Quando si scarica, come si ricarica? Abbiamo un alimentatore che carica tranquillamente il monopattino, in 3-4 ore l'abbiamo di nuovo pronto per fare altri 15 km. Dopo tanto girovagare fra i padiglioni della Fiera del Levante, possiamo anche sempre rilassarci e portare a casa questo massaggiatore Shiatsu portatile. Shiatsu portatile, libero, accessibile a tutti. È installabile dovunque, funziona a 220 oppure a 12 volti con la presa accendisigari della macchina. Non è impegnativo, non ha grandi dimensioni come la poltrona e può metterlo in qualsiasi sedia, basta che abbia uno schienale rigido. Il costo non è eccessivo, alla portata di tutti. Quindi questo vuol dire che noi possiamo portarlo anche in macchina, magari evitare di accenderlo quando siamo alla guida, però se vogliamo rilassarci e fermarci un po' possiamo. Sì, si può utilizzare anche durante le soste, non durante la guida, perché la sicurezza in auto è sempre alla base di tutto. Può utilizzarlo su roulotte, camper, semplicissimo, con una presa accendisigari. Lavora su dorsali, lombari, cervicali. Ed è una terapia Shiatsu, un fisioterapista a casa e ovunque, ufficio, auto e anche in vacanza. Cucina senz'olio e anche cucina dietetica? È una cucina dietetica perché è un antigraffio, cucini senza olio, senza utilizzare nessun tipo di condimento, né grasso animale né grasso vegetale. Poi se in base alla nostra cultura, alla nostra tradizione vogliamo aggiungere un po' di olio, non c'è nessun problema, la cottura verrà più performante. E questo è poi il risultato, che riesco a staccare tutto tranquillamente come se fosse proprio un velo. Questo su tutti gli alimenti, quindi riusciamo a fare carne, pesce, verdure, addirittura il caramello e scivola via come l'olio. Questa è una novità? Questo prodotto è una novità, l'antiaderente c'è da 25 anni, questo è Marble Coty, un brevetto coreano, un prodotto spettacolare uscito da circa un mese, ci stiamo lavorando su da un anno, abbiamo aggiunto 5 strati rispetto alle nostre vecchie teglie di antiaderente DuPont, il migliore che c'è in commercio, e l'abbiamo modernizzata perché il fondo è a induzione. È un raccoglitore di calore, permette di cuocere in modo uniforme anche fino alla zona periferica, però lavora sull'induzione, sul vetroceramica, su tutti i piani di cottura e togliendo il manico anche nel forno. Questo è un metodo, anche se non nuovissimo, però sempre comodo per pulire i vetri. Ed efficace, giustamente. È un lavavetri magnetico, permette di lavare i vetri da dentro contemporaneamente anche fuori. È quella la caratteristica, quindi le verande, le finestre scorrevoli, le controfinestre, quei vetri dove fuori è inaccessibile, è difficile da arrivarci, senza più dover appunto sporgersi, arrampicarsi, da dentro casa si va a lavare. L'utilizzo
dall'interno, appunto dicevo, proprio come si fa con lo straccio, con la spugna, col foglio di giornale, si va a lavare. La comodità, lo ripeto, noi stiamo lavando dentro ma contemporaneamente stiamo lavando fuori, quindi dimezziamo il lavoro, in più non ci dobbiamo più sporgere. Per asciugare poi, che è la cosa più noiosa normalmente, qui basta solo partire da sopra, dall'alto e far andare sempre la parte gialla rivolta verso il prodotto. Quando si arriva in fondo si gira. Questo è il movimento obbligatorio che si deve fare, però in un attimo, come si può appunto notare, noi andiamo a lavare e asciugare la parte interna dove stiamo lavorando, ma contemporaneamente appunto abbiamo lavato e asciugato la parte esterna dove prima magari non potevamo arrivare. In un attimo quello che abbiamo fatto dentro contemporaneamente l'abbiamo fatto fuori. Perché funzioni bene, di che cosa ha bisogno? Allora, l'unica cosa fondamentale, si devono inumidire precedentemente a mettere il prodotto le spugne, cioè si devono bagnare. Poi si può utilizzare qualsiasi tipo di prodotto, anche ad esempio come ho fatto io, acqua e detersivo per i piatti, oppure il vetril, il glassex, quello che normalmente siamo abituati ad usare in casa.